Benvenuti a questa nuova puntata di Avanti Insieme, nella quale affronteremo insieme a Massimo Rossi le caratteristiche del progetto di comunicazione integrata che FIPSAS e FIOPS hanno svolto insieme in questo 2020 e in particolare con Marco Ventura le straordinarie potenzialità e caratteristiche del portale della federazione www.fipsas.it. Massimo Rossi è un componente del Comitato Federale FIPSAS, nonché responsabile della comunicazione della federazione. Ciao Massimo, benvenuto. Ciao Francesco, avanti grazie. Avanti Insieme a questo spazio di approfondimento FIPSAS-FIOPS che abbiamo pensato insieme Vero. Nei mesi scorsi e nell'arco del 2020, prima e dopo il lockdown, realizzato. Il progetto di comunicazione integrata FIPSAS-FIOPS che sta alla base anche di questo format, ma anche di tanti altri di cui ora parleremo, ha rappresentato, secondo me, un elemento importante nella comunicazione nel mondo della pesca che è stata fatta nel 2020 e anche un elemento di forte novità. Insieme abbiamo costruito questo progetto e vorrei che ne parlassi insieme ai nostri amici telespettatori. Assolutamente, Francesco, è vero. Questo diciamo che è il finale di un quadriennio che spero che abbia una continuità nel prossimo quadriennio, visto che siamo stati rieletti, quindi siamo ancora qui. Parlo personalmente, quindi è con te, sai che lavoro volentieri. Sì, 4 anni fa, quando mi hanno dato, il Consiglio federale mi ha dato mandato per seguire l'immagine e la comunicazione della federazione, una delle prime cose, anzi direi proprio la prima cosa, il primo problema che mi sono posto era quello del sito, perché io sono, fammelo dire, tremendamente ignorante ma tremendamente curioso e quindi volevo capire perché quando cliccavo pesca sportiva non compariva la federazione. Dovevamo essere i primi a comparire, invece purtroppo non era così. Quindi, e qui devo dare atto e merito al Consiglio federale tutto, presidente in testa, che quando ho sollevato questa obiezione mi ha dato la possibilità di lavorare. Abbiamo cominciato da subito a cercare chi poteva risolversi questo tipo di problema. Mi hanno messo in contatto con Coninet e lì, devo dire, ho avuto una botta di fortuna incredibile, perché Coninet mi ha cominciato a far parlare con Marco Ventura, che poi conosceremo. Marco, oltre a essere bravissimo nel suo mestiere, è un pescatore, quindi sa di che cosa andiamo a parlare. Cioè, non sto parlando con qualcuno che gli devo spiegare cosa voglio andare a cercare sul mio sito. Lui sa perfettamente, perché lui, da informatico qual è, ma soprattutto da pescatore, sa cosa c'è di nuovo. E questo è stato l'inizio ed è stato, se non ricordo male, nell'ottobre del 2017 che abbiamo presentato il nuovo sito che Coninet ci ha messo a disposizione. E ti ripeto e ribadisco, Marco Ventura in prima persona, non posso far altro che ringraziarlo, perché veramente ci ha fatto un lavoro grande. Siamo arrivati a fine mandato attraverso tanti altri passaggi e nel 2020, un po' dopo, cioè questo lockdown qui effettivamente ci ha condizionato tanto, però come dicevi giustamente tu nella tua fase di presentazione, ci ha dato però la possibilità di fare cose diverse, cose che i pescatori non erano abituati, ma grazie a te, grazie a chi sta lavorando con noi come federazione, siamo riusciti a dare degli stimoli a della gente che non poteva andare a pescare, che sembra un controsenso, invece è l'assoluta verità. Quindi speriamo che il nostro sito, che poi Marco spiegherà bene, ne sono sicurissimo di questo, e la collaborazione che sicuramente continuerà tra federazione e FIOPS, dia la possibilità ancora a noi di dare una mano ai pescatori e che i pescatori ci diano una mano chiedendoci quello che vogliono sapere. Noi dove possiamo vedremo ad arrivarci. Vi ricordo che questo progetto di comunicazione integrata, come più volte abbiamo detto con il presidente Matteoli, ma anche con i componenti del consiglio direttivo della FIOPS, Collini, Trabucco, Dubertini, è formato da una serie di format che vanno in onda su Italian Fishing TV. Quello attuale che state vedendo, Avanti Insieme, ne è uno. Poi c'è i documentari Forme d'acqua, vi sono i talk show Codice Blu e oltre a questo un magazine che inviamo a tutti i negozi. Quindi un progetto molto articolato. Ma è arrivato il momento, direi, di dare la parola, se sei d'accordo, assolutamente, Massimo, a Marco Ventura, che ci parlerà delle straordinarie opportunità e caratteristiche di questo importante portale della federazione che potrete consultare sul sito fipsas.it.
Salve a tutti, mi presento, sono Marco Ventura, sono il responsabile dell'area di Digital Communication di Coninet. Coninet è una società in-house a Sport e Salute che cura per, naturalmente, Sport e Salute, CONI, Comitato Paralimpico e altri 44 enti di promozione sportiva, federazioni e DSA, il processo di trasformazione digitale e di innovazione tecnologica. Quindi produciamo web, software e li seguiamo passo passo nel loro percorso innovazione, appunto. Quando abbiamo iniziato questo viaggio, perché è stato un bellissimo viaggio con la FIPSAS per la produzione di questo sito, la prima cosa che noi abbiamo fatto è andare ad osservare gli utenti, perché gli utenti sono la cosa fondamentale per questo strumento che poi li porta a contatto con la federazione. Quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo andati lì, abbiamo preso tutti i dati analitici, li abbiamo studiati, abbiamo contato i visitatori, abbiamo visto dove andavano, quanto tempo rimanevano all'interno del sito, abbiamo visto i punti di abbandono all'interno del portale e piano piano ci siamo fatti un'idea di quello che erano gli utenti. Questo che cosa ha comportato? Ha comportato che naturalmente abbiamo tirato fuori delle personas, cioè degli attori, degli utenti, quindi l'atleta, il tecnico, la società sportiva, l'appassionato semplice di pesca sportiva, subacquea, e ci siamo chiesti questi utenti cosa volessero da sito della FIPSAS. Andando avanti così abbiamo formato un unico team con la federazione per iniziare a trovare delle soluzioni digitali insieme. Ci siamo trovati una situazione abbastanza complessa, nel senso che il portale ha 400 voci di menu e ha circa 3.500 contenuti fra statici e news, quindi una soluzione importante. E insieme cosa abbiamo fatto? Abbiamo studiato l'architettura dell'informazione, semplificandola e portando avanti un nuovo progetto proprio per la navigazione. Io ogni tanto scorro così, vedo anche io il sito nella sua essenza. Allora, gli obiettivi di digital marketing quali potevano essere? Nuove funzionalità, creare una nuova esperienza per gli utenti, una nuova esperienza, creare un nuovo ecosistema per quanto riguardava l'utente internet e soprattutto sviluppare un prodotto scalabile che nel corso del tempo ci dava la possibilità di crescere insieme, di fare delle modifiche e quindi di portare al massimo anche il ranking sui motori di ricerca. Grande importanza abbiamo dato successivamente alla mobilità. Quindi questo che cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato una progettazione responsive che ci portava verso il mondo mobile. Ok, adesso parliamo delle soluzioni che abbiamo adottato per quanto riguarda il portale. Innanzitutto una grande revisione dell'architettura dell'informazione. Prima erano presenti 19 voci di menu all'interno del sistema, noi siamo passati a 8 voci di menu. Abbiamo stabilito sostanzialmente un contatto diretto con l'utente. Che cosa volevamo fare? Volevamo far sì che l'utente arrivasse in pochi clic all'informazione che desiderava. Questo era il nostro obiettivo. Quindi abbiamo ridotto fondamentalmente le voci di menu e abbiamo introdotto un linguaggio un pochino più friendly. Quindi abbiamo una parte sportiva, una parte di formazione e una parte dedicata all'acqua, all'ambiente, alla tutela del territorio. Oltre all'architettura dell'informazione, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la home page, abbiamo sostanzialmente ridotto le line di comunicazione. Abbiamo uno slide centrale che ospita tutte le informazioni su tutte le discipline. Abbiamo una parte dedicata alle news nazionali, una parte dedicata alle news territoriali, una parte dedicata allo store
una parte dedicata ai media e chiaramente la parte più importante, che è un promo al tesseramento e che guida tutti quanti gli utenti ad avvicinarsi alla federazione. Questo strumento è uno strumento che coniuga le esigenze della federazione e le esigenze di tutti quanti gli utenti. Quindi il viaggio è iniziato e noi saremo sempre a fianco della federazione. Quindi, per quanto riguarda la parte sportiva, abbiamo la pesca di superficie, l'agonismo subacqueo e il nuoto pinnato. Accedendo a queste aree, con tre clic si arriva praticamente alla sezione principale, per esempio della pesca a mosca, della pesca al colpo, e sono divise naturalmente fra acque dolci e mare. Per quanto riguarda l'agonismo subacqueo e il nuoto pinnato, ci sono anche lì le sottosezioni con delle novità, delle funzionalità. Poi c'è proprio la parte di formazione, una parte di formazione più generale e una parte di formazione che abbiamo creato specialistica sulla subacquea e l'apnea. Di grandissima importanza è il discorso delle acque, gli impianti e l'ambiente, perché la federazione tiene tantissimo alla tutela del patrimonio. Io dico sempre che i pescatori sono gli angeli custodi del fiume e quindi devono conoscere e devono imparare come si approccia la tutela proprio dell'ambiente. Una delle funzionalità più importanti che abbiamo introdotto all'interno del portale è la ricerca delle acque. Perché? Perché ogni pescatore vuole sapere di un fiume come raggiungerlo, vuole sapere che specie ittiche ci sono, vuole sapere come pescare. Quindi tramite la ricerca per regione e per provincia noi possiamo tranquillamente trovare il fiume che ci interessa. Naturalmente all'interno della scheda del fiume ci sono tutta una serie di informazioni dettagliate che riguardano anche i regolamenti, che sono una cosa fondamentale per rispettare tutte le regole e pescare correttamente. Quali sono le nuove funzionalità che noi abbiamo introdotto? Noi abbiamo trovato all'interno della FIPSAS una serie di banche dati che dovevano essere valorizzate. Innanzitutto la ricerca delle gare in tutto il settore agonistico. Poi la ricerca continua delle società, perché se io devo tesserarmi alla FIPSAS chiaramente ho bisogno di andare da una società e quindi di tesserarmi. Successivamente una delle più grandi novità è la ricerca per quanto riguarda i corsi di subacquea e apnea con una sorta di georeferenziazione. Quindi si parte da un indirizzo, si trova la società in apnea o in subacquea e addirittura si trova il percorso per raggiungere la società stessa. Quindi questi grandi motori di ricerca guidano l'utente all'interno del portale FIPSAS. Per quanto riguarda invece la parte mobile, diciamo il sito è responsive, quindi può essere navigato in tutta la sua interezza attraverso qualsiasi smartphone. Per quanto riguarda la georeferenziazione utilizziamo Google, quindi è lo strumento più utilizzato al mondo, e per quanto riguarda la tecnologia in generale utilizziamo un template molto scalabile che ci permette di fare continue modifiche su richiesta della federazione. Devo dire che i risultati nel corso del tempo sono stati molto molto forti, specialmente quest'anno sotto Covid. Voi pensate che abbiamo sostanzialmente aumentato i visitatori di circa il 53%. La parte di mobile è salita fino al 74% e la parte proveniente dai social, quindi c'è un'altra parte digitale molto importante all'interno della federazione, è salita al 25%. Quindi diciamo che tutta la parte social che alimenta il portale è molto fondamentale. Come operiamo con la federazione? In questa maniera. Noi cerchiamo dei compagni di viaggio sostanzialmente. Cercando dei compagni di viaggio ogni tanto ci confrontiamo, guardiamo i numeri, guardiamo nuove soluzioni, cerchiamo di unificare anche la comunicazione per quanto riguarda magari i comitati regionali, che sono
una parte fondamentale sul territorio per quanto riguarda la FIPSAS, e molte saranno le novità che seguiranno il prossimo anno e negli anni a seguire, anche per quanto riguarda altri strumenti di interazione e altri strumenti di comunicazione.